61 del 12 maggio 2011, intitolazione della strada comunale nell'isola di Lipari al nome del commentatore Francesco Vitale. Praticamente la delibera ha trovato accoglimento con l'autorizzazione governativa del 15 marzo 2012, dove il prefetto di Messina autorizza la intitolazione al commentatore Francesco Vitale di una strada comunale. Vi do una lettura veloce di quelle che sono state praticamente le motivazioni. Francesco Vitale ebbe iniziare la sua carriera lavorativa quale direttore stimato e ben voluto della compagnia portuale. Moltissimi lavoratori beneficiano tuttora dell'iniziativa a quel tempo assunta dal commentatore Vitale. Scusate. Silenzio! E ne rivolgono, sia pure a distanza di tanti anni dalla sua morte, notevoli riconoscimenti. Nel 52, pensate, venne eletto per la prima volta con il sistema maggioritario al sindaco del comune di Lipari, rimanendovi in carica ininterrottamente sino al 1975. L'inizio come amministratore di Lipari fu per il commendatore Vitale pieno di notevoli problemi. L'immediato dopoguerra, la disoccupazione, soprattutto ricordiamo la emigrazione verso l'Australia e l'America, e all'inizio pochissimi benefici finanziari, resero tutto questo difficoltoso il suo costante impegno e lavoro. Scelse oculatamente i suoi collaboratori nell'amministrazione comunale e nei ruoli direttivi del comune. Io vedo qui il commendatore Zino, ma soprattutto fino a poco qui era il suo segretario, il professor Subba, che Tayami. Tra i collaboratori dell'amministrazione, Zegami non so se ha mai fatto parte dell'amministrazione attiva. Gino lo conosceva, ma forse non era ancora praticamente in amministrazione, ma Subba sicuramente è stato per più di 7 anni e mezzo un suo collaboratore. Vitale fu sagace amministratore, ricorrendo con parsimonia alle casse comunali, progettando e realizzando grandi opere nelle isole Eolie di interesse sociale, quali nuovi collegamenti marittimi, approdi e strade. Non ancora anziano, decise, nonostante le pressioni sociali cui venne sottoposto, a lasciare definitivamente il ruolo di sindaco del comune di Lipari nel 1975, lasciando a succedere gli uomini che lui aveva formato per moltissimi anni. Francesco Vitale riposa al primo piano, entrando sulla testa del Camposanto di Lipari, vicino alla morte, interrato in una tomba in cui è stato riportato esclusivamente il suo nome e i suoi dati anagrafici. Questo vi danno, queste motivazioni danno il segnale forte di come Checchino Vitale, così chiamato dagli amici, fosse un sindaco che, per quanto potesse naturalmente annoverare anni di governo, non ha voluto praticamente alla sua morte che fossero tributati grandi onori, e certamente li meritava. Se oggi queste nostre isole si sono aperte come si sono aperte al turismo, è frutto della sua grande intuizione insieme ai suoi collaboratori. Quando praticamente alcune persone volevano arrivare sull'isola e far man bassa di alcuni degli edifici importanti, ricordo come fu detto no ad Abbano Terme per quello che riguardava alcune posizioni di Lipari, per conservare all'interno di questa comunità l'autonomia del popolo liparese. Questi grandi uomini, e Checchino in particolare, ha segnato la storia. Certo, ci sono episodi simpatici che mi piace raccontare a tutti, anche ai giovani, a me tramandati. Quando si facevano le elezioni, allora non è come oggi, che il sindaco si eleggeva direttamente. Venivano eletti consiglieri comunali e poi si nominava il sindaco. Quando si facevano le elezioni, Checchino esordiva così. Fermo restando così, non lo faccio io, poi ora scegliamo l'assessore. Quindi praticamente la sua particolare capacità era quella di tenere unito un gruppo. Non si governa, e non credo che ci siano tanti nomi che possono vantare 25 anni ininterrotti di governo di una città, e soprattutto praticamente anche quello di andar via e subito dopo essere immediatamente rimpianto. Ma al di là di quelle che possono essere le motivazioni di ognuno di noi, di queste grandi stature, io credo che molti operatori turistici di oggi, i giovani,
i vecchi amministratori, le persone che praticamente oggi sono qui devono per un attimo riflettere che se le Eolie hanno intrapreso la via dello sviluppo turistico lo devono proprio a queste persone che insieme a Checchino Vitale hanno saputo indirizzarci verso le nuove strade.